Sono una vicina qua dentro, vivo in Germania, che la vicina mi prende delle bollette 10 minuti. La cucina a corrente ha bisogno di un pochino di tempo perché riscalda il pannello. E poi, riscaldando la piastra, manda il calore nella pentola. E c'è bisogno di 5-10 minuti. Con il fornello grande per bollire un litro di acqua. Poi vi comprate e mettete l'acqua su tutto la dentro e sta calda fino a 24 ore. Con semi di lino e mezzo limone, sì, però questo qua lo puoi bere ogni tanto, sorella, non lo fare sempre perché se no altrimenti distruggi tutti i tuoi componenti del corpo. Quando si arriva a una certa limite non puoi bere sempre con il limone. Con il limone lo potete bere quando avete un certo peso che dovete smaltire dei grassi. Ma se siete snelli, non bevete sempre acqua bollita con il limone, se no vi prosciugate internamente e vi viene l'anemia. State attenti. Ormai mi conoscete, mi potete sempre interpretare. Ok? State attenti. No, ma che bisogno che mettete fede, che c'è la fede con il colpo. La fede la dovete avere che dovete accettare Gesù Cristo, e basta. Il cibo è una cosa, la fede è un'altra. Avete capito? Se non ci arriva il cibo al microbo, il microbo muore. O c'è la fede o non c'è la fede. Qui siamo nel materialismo del corpo umano. Funziona così. Il materialismo del corpo umano è una cosa, la fede è un'altra. La fede la dobbiamo avere come? Allora lui chiede che ho aumentato 3 kg. Ecco, tu l'hai bisogno, perché hai aumentato 3 kg e già sei sovrappeso. Il limone devi prendere la mattina e la sera. Io ti direi di prendere il limone, per te che sei così, un limone spremuto e un cucchiaio piccolo di bicarbonato, se possibile senza zucchero, se poi non ti piace usi la pasticca del diabetico, se alle volte, oppure quel prodotto che sostituisce lo zucchero. Ma io ti direi abituati senza zucchero, quando prendi il caffè, le cose, finché ristabilisci il tuo peso. Capito, sorella? State attenti, quando siete sotto il peso di quello che dovete arrivare, state attenti, non continuate il limone, ma l'acqua, ma dovete bere sempre. Vedete che io cammino con il Temos, dove vado io va il Temos. E quando sono fuori a lavorare mi porto il Temos dentro la macchina. E se dovrei andare da una parte e dico, ma il Temos me l'ho dimenticato. Se vado a mangiare da qualche parte dico, per favore mi fai una tazza di tè. Per non far capire niente dell'acqua. Mi fai una tazza di tè. Anche te è buono. Ma ogni tanto lo potete bere. Mena lo bere sempre, perché Mena mi conosce da tanto tempo. Ma berlo sempre, sorella, se tu hai bevuto sempre l'acqua, a quale scopo dici che c'è il tumore? Bevendo sempre l'acqua bollita, sempre, senza una volta che tu hai bevuto l'acqua, il tumore non ce l'hai.
Se non è il tumore, al momento quel dolore se ne va. Se non è il tumore. E poi il tumore. Maya, il gatto non è età. Se lo vuoi capire. Vuole mentire anche a voi. Io te, sorella, anch'io, quello che vuoi. Puoi bere tra il limone, puoi bere l'arancio, quello che vuoi. Poi un'altra cosa, dato che siamo sull'alimentazione, dato che siamo sull'alimentazione, voi donne lo porta a dire.